questo appuntamento rappresenta un momento fondamentale per la famiglia di Lucrezia, perché ci dà modo di trasmettere ad altri studenti quelli che erano i valori fondamentali che erano presenti ben chiari nella mente di Lucrezia. Sono trascorsi quasi 3 anni dalla tragedia che ha colpito la famiglia di Lucrezia Borghi, ma il ricordo e l'amore verso la ragazza restano immutabili. Proprio in memoria della giovane di greve inchianti, anche quest'anno, ormai la 3ª edizione, sono state consegnate delle borse di studio a 2 studenti del territorio chiantigiano e iscritti all'Ateneo Fiorentino, volti a sostenere i percorsi universitari all'interno del progetto Erasmus. E stava affrontando questo viaggio di studio anche Lucrezia, che sognava di esplorare e conoscere il mondo, ma il suo sogno è stato infranto il 20 marzo del 2016, quando vicino Freginals, nella zona di Tarragona in Spagna, un autobus con a bordo 57 studenti di ritorno da Valencia uscì di strada, causando la morte di 13 ragazze, 3 delle quali toscane. 1000 interminabili giorni di strazio e attesa di giustizia per tutte le famiglie delle vittime e in particolare per i genitori di Lucrezia, che non si rassegnano di fronte alle lungaggini delle autorità iberiche. In Spagna siamo dove eravamo 3 anni fa, è una situazione di immobilismo assoluto. Ad oggi, a 1 anno dalla riapertura delle indagini, non abbiamo ancora notizie. Come ho detto, non vogliamo vendetta, vogliamo semplicemente che ci dicano se qualcuno, come riteniamo, ha sbagliato. L'entità della pena è un aspetto secondario. Alla famiglia di Lucrezia, come alle altre famiglie, non aggiunge niente, assolutamente niente. Però ci devono dire se qualcuno ha sbagliato. E vi assicuro, io che ho letto gli atti, qualcuno ha sbagliato.